E il futuro bellezza, i giovani e la sfida del lavoro, edito da Edizioni Lavoro, scritto da Benedetta Posni, che oggi è qui con noi già da settembre in tutte le edicole, ma verrà presentato qui in provincia di Trapani, a Marsala, domenica 15 ottobre. Allora Benedetta, parliamo di questo libro, di questa presentazione, cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo la possibilità di mettere a confronto attraverso 15 interviste ai cosiddetti big dell'economia, del sociale e della cultura come Bauman, oppure le segretarie generali CGIL, CISL, i presidenti di fondazione, per esempio, fondazioni che poi finanziano veramente come il presidente Buzzetti o il Confcommercio, quindi con Sangalli, e invece dall'altra parte le nuove generazioni, i millennials. Coloro che entrano nel mondo del lavoro fatto prevalentemente di sigle un po' inglesi come gig economy, sharing economy, e poi alla fine appunto cercare di capire come si sta trasformando anche un paese, perché passa da aziende tradizionali a multinazionali potenti che però utilizzano i lavoretti, perché comunque gig economy, poi tradotto in italiano, significa soltanto i vecchi lavoretti come eravamo abituati con il dog sitter. Questo quindi sta trasformando, però ci sono anche lati positivi e anche questa terra ne può beneficiare, perché la sharing economy significa comunque recuperare anche un interesse per le cose in comune, e probabilmente mettere insieme le cose significa credere di più all'alleanza, a fare rete, e credo che questo possa servire a tutti, non soltanto alle nuove generazioni. Quindi per saperne di più l'appuntamento è domenica 15 a Marsala, dove e a che ora? Al Cinema Golden, saremo lì dalle 15.30 fino alle 18, quindi prima che inizieranno poi i film. E ingresso ovviamente libero, quindi ringraziamo il cinema che mette a disposizione tutte le sue poltrone per ospitarci e per discutere insieme di, insomma, un tema che reputo interessante, e il titolo è un gioco, tra l'altro un omaggio anche alla cinematografia, perché si rifà a una frase nota che è la stampa bellezza, ed ha in comune quel senso di irrefrenabile in quel momento, in quella scena del film che, insomma, raccontava al telefono, si sentiva il rumore della rotativa del giornale e quindi un potente che chiedeva di bloccare la notizia, e lui che dice che questo rumore che senti è la stampa bellezza, mi è utile per spiegare il futuro. Cioè, il futuro a volte si dice che non c'è, che il futuro sarà peggiore del passato, però in realtà il futuro è irrefrenabile, sta arrivando e bisogna soltanto essere sul pezzo.